Allora, cari amici, ti devo dire una roba. Ma si qui nel parrucchiere, sai chi c'è? Chi c'è? Bremer! Bravo, ah, che schifo! Non è vero che no, c'è Bremer! Giuro, c'è. Non è vero! Andiamo! Vai Marione, vai! Vado io! Marione, aspetta, ti mando col camify. Aspetta. Sì, aspetta, però si andiamo, sta. Andiamo! Ma si sta tagliando i capelli! Va bene, noi voi lo inquadrate da fuori. Ah, ok, ok. Allora, cos'è un calciatore comunque? Ex Toro adesso della Juve, dei Gobbecci. E vabbè, ma inquadra Mariola, rincoglionito. Ah, e non è lui. Ma inquadra, ma è rincoglionito. No, no, fai vedere, fai vedere. Cioè, fai vedere il non inquadra. Aspetta, vedo se riesco a inquadrarlo dall'altro lato. Aspettate, ma forse lui fa. Inquadratura. Vediamo. Come si fa a zoomare? Eccolo qua. Ma come se non si vede un cazzo. Vediamo. Così, non si vede. Non si vede una Madonna. Ah, è quello? Quello lì sotto i ferri? È lui, ragazzi. Non si vede un cazzo? È quello, Id? Non si vede nulla? No, no! Quello lì che sta facendo la barba e i capelli, Id. Mi avvicino? Mi devo avvicinare. Mo' gli ha messo la crema. Non si riesce a capire un cazzo! Boia. Potrebbe ecco, essere io. Bremer, sì, quello, Non posso fare, Niente. No, aspetta, sì, potrebbe. Aspetta che lui. Mi sembra Bremer. Ah. È Is. Lui? Aspetta. No, ma più che altro perché magari non vuole essere ripreso, ragazzi. Non vuole essere ripreso, magari. Aspetta. Vabbè, non chiedere adesso, Marione, che sta a fare i capelli, però, okay, rincoglionito. Quando esce, no? L'abbiamo fatto, cioè un pochino si è visto. Quando ha finito gli fate una foto. Della foto. Si è tolto quello, si è tolto quello. Ma Momo che è più scappato. Ma non si vede. Dai, dai, sembra lui effettivamente. L'hai visto? Sì, non si è visto bene, però. Ma è inquadrato qua sotto. Inquadrato qua, inquadrato. Non si vedeva niente. Vabbè, comunque era lui. Sembrava lui. Come se. Ma no. È lui. No, e vabbè, ma adesso io vi faccio fare lo scoop adesso. Cos'è lo scoop? Lo scoop, un'esclusiva. Cazzo! L'esclusiva, una cosa eclatante. Eh? Vabbè, non capisce niente, però. Tante. Eclatante, eclatante. Ah, boh, io vado. Scoop incredibile. Cioè, no, al processo, non, al processo. Non, al processo di Dangle. Breber. Blocchetto. Pronto. Che succede? Marione, sei blocchetto tutto, porca puttana. Al processo. Stiamo mandando in esclusiva. Attenzione, ci sarà Reber. Reber qui, il giocatore del Torino. Adesso la Juventus. Reber. Salve. Qui il difensore. Madonna! Ci sarà al processo di Dangle. Ci sarà Brer. È crashato. Allora Marione, qua adesso fai lo scoop tu. Vai. Aspetti che esca e poi gli dici guarda, noi facciamo una piccola trasmissione web, se vieni solo a fare un saluto qui. Vabbè, e lo porti, capito? Io infatti adesso per sento anche Marione almeno. Gli volevo dire, ma tu sei Bremer. Ma che chiede? Vi racconto quello che sta succedendo. In questo momento chi se lo scoop? Oh, ci sono due carabinieri che stanno prendendo qualcosa dalla macchina, un foglio, un verbale. Ha finito, ragazzi. Inquadra, ricoglionito! Inquadra, Mariano, lo scoop del secolo! Cosa? Adesso che ci pezzo? Ma inquadra! I carabinieri. Quindi è lui. Non inquadra un cazzo, Marione! Però io posso inquadrare solo lui, ragazzi. Ma muoviti! No, c'è gente all'interno della parrucchieria, ragazzi. Ma che scoop è? Non posso inquadrare. Ma come no? Aspetta, inquadro... quando dico, possiamo fare una foto. Ma come? Ma che inviato è? Niente, sempre niente!
Ma che fa? Ma cosa ride? Viva. Ma che fa? Dai! Faccia vedere, ma che fa? Così. Guarda, solo lui è Momo. Ma cosa fa? Il peggiore inviato della storia della televisione. Mi avvicino un po'. Un po'. Ma inquadro! Questo è quello che posso fare. Non si riesce a capire un cazzo. Momo sta dentro. È seduto. Ah, è eccolo, eccolo, là. Ci sta guardando, Bremer. Mi dispiace. Ci ha guardato adesso male. Ha guardato male, come dire che vuole questo. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo, breve. Calciatore tedesco dell'Inter, terzino. Fortissimo. Ha vinto anche la Coppa del Mondo nell'anno 90. Saluta gli amici. Arriva. Vada, vada, Mariano, vada con lo scoop. No, 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 Sommo adesso no. No, lo so, bro. No, cazzo, no. Salve, salve. Ma che fa, Natale? Eccolo, Bremer. Ciao, ciao. Ma come, grazie mille. Ma rompi il cazzo. Ma Mariano. Ragazzi, però, dai. Vabbè. Siamo alla follia. Era un po' incazzato. Ma che scoop de merda è, però? Non me la son sentita di chiedere. Ma porca puttana. Di passare in vetrina. Era un po' incazzato. Marione, l'inviato più barattoloso di sempre. Ha avuto paura che lo corcasse. C'è puzza per caso? Lul. Ma cioè, non me la son sentita. Cioè, ma che gli hai detto? Che gli hai detto? No, ho detto, sei Bremer. Come sei Bremer? E lui mi fa sì. Ma sei ricoglionito. E anche oggi lo scoop l'abbiamo fatto, Marione, la live con Bremer. Sono molto bravo. Ottima domanda, sei tu Bremer? Bravo. Perché magari lui poteva dire di no. Di no, giusto. Perché giusto. Magari bravo, era un sosia. Buongiorno, Danco, non puoi capire cosa è successo. Che è successo? Allora, praticamente quando Bremer ha finito di tagliare i capelli, io sto guardando il cellulare e all'improvviso mi fa: hai amico, ti ho pagato il taglio. Ho detto, cosa? Ah, t'ha comprato il taglio, che bravo. Lo so, infatti sto quasi per piangere. Maronna, ma è vero? No, sì, guarda, cioè perché io il taglio lo pago 5 euro. Bravo, che bravo Bremer. Cosa? Bremer? Ha detto come? Non è telefono, porco. Generoso, Id. Ti ha visto Baccarospo e glielo pago io al bambinetto. Vabbè, ma me lo vedo sempre dal parrucchiere, quindi ci sta. La prossima volta dobbiamo farlo venire qua. Sì. Ma tu che sei una faccia da culo, sempre che parli con lui niente. Non si riesce niente. A capire un cazzo. Prima boia. Polizia, è vero? Sì. Vabbè, ma lo voleva salutare la polizia, mica lo voleva arrestare. No. Tipo ho fatto un controllo. Stava e sono rimasto tipo 10 minuti. Facendo un controllo sull'attività? Sul locale. Sì, guarda caso quando c'è Bremer. Volevano farsi la foto con Bremer. Gesù.